Momenti di paura tiene l'altra notte a causa di un ubriaco che fra via Dante e via Carlo del Prete ha tentato di scassinare l'ingresso di due condomini. Erano le 22:30 di martedì 23 marzo quando al comando della polizia locale di via Rasa hanno iniziato ad arrivare diverse chiamate da parte dei residenti delle due vie che segnalavano la presenza di un uomo in evidente stato di ubriachezza che aveva forzato la porta dell'ingresso principale di un condominio di via Dante per poi tentare le porte di due appartamenti. Quasi in contemporanea, altri residenti in via Carlo del Prete hanno riferito al telefono che anche il loro condominio era stato fatto oggetto di analogo trattamento. Giunte sul posto, due pattuglie hanno individuato l'uomo, 42enne, senza residenza, tiene, senza fissa dimora, volto conosciuto alle forze dell'ordine. Lo scorso 28 febbraio la stessa polizia locale aveva chiesto alla questura di Vicenza notizie sulla sua procedura di espulsione dal territorio nazionale avviata nel maggio 2017. Un'inquilina ha raccontato agli agenti di essere stata salvata dalla porta blindata e dal suo far finta di non essere in casa. Il 42enne, armato di un corpo contundente e tagliente, aveva infatti inciso il rivestimento della porta per poi desistere dal suo intento e allontanarsi prima dell'arrivo degli agenti. Ieri l'amministratore di uno degli stabili coinvolti ha descritto con precisione come, nonostante il rafforzamento delle porte d'accesso, l'occupazione del piano interrato del vano scale dell'immobile andasse avanti in modo praticamente continuativo dal 12 marzo. L'occupazione abusiva aveva subito un'escalation dato che nella serata del 23 marzo l'uomo aveva forzato la porta di un appartamento sfitto per poi tentare di occuparlo stabilmente. Tutte le vittime dell'aggressività dell'uomo hanno ieri sporto denuncia querela nei suoi confronti. Oggi la polizia locale, come concordato con il sindaco, ha inoltrato una specifica informativa all'autorità giudiziaria e alla questura chiedendo l'adozione di idonea misura di sicurezza e definizione della procedura di espulsione.